calcio è in continua evoluzione, uno sport naturalmente seguito da miliardi, non solo miliardi, da miliardi di appassionati in tutto il mondo, tantissimi gli atleti che ogni anno si approcciano a questa disciplina, crescono, hanno voglia di migliorarsi, vogliono arrivare tanti anche a giocare nei campi più importanti e vestire le maglie delle società più gloriose. Naturalmente non, nel calcio non basta, tra virgolette, solo lavorare in gruppo, solo allenarsi normalmente con le proprie società. Negli ultimi anni diciamo che c'è stata un'evoluzione importante con un lavoro soprattutto a livello individuale degli atleti che ha portato questi appunto a cercare sempre di fare un passo avanti. E naturalmente in questo tentativo, diciamo così, di migliorarsi c'è stata anche una ricerca di realtà che sono sempre più in grado di dare a questi atleti di tutte le età, ripeto, la possibilità di migliorarsi e di arrivare quindi a giocare le proprie carte per un giorno anche vestire le maglie delle società di maggior livello. Bene, nel territorio calabresano prossimamente arriverà anche una realtà che è ormai conosciuta in diversi luoghi anche in Italia, proprio perché ha diverse sedi. Per conoscere un po' meglio, per capire qual è il progetto, oggi abbiamo con noi tre colonne portanti di questo progetto, che è la ISS, ovvero l'Individual Social School di Pianezza, la sede principale di Pianezza. Ve li presento e con loro faremo una chiacchierata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo con Giordano Piras, che è il presidente della ISS. Ah sì. Vincenzo Enzo Friso, che invece è il vicepresidente. Buongiorno. E poi con un volto noto per chi mastica calcio canavesano e non solo, Mario Gaudino, che abbiamo visto più volte sui campi del territorio canavesano e non solo, che invece è istruttore dell'ISS. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo dal presidente. Raccontateci tutti e tre cosa significa questo... Diciamo così, voi non siete una classica scuola individuale, voi siete proprio... qualcosa che forma i calciatori. E allora raccontaci il progetto. Sì, noi amiamo definirci centro di formazione tecnico. Perfetto. Perché è vero che lavoriamo a livello individuale, ma cerchiamo di dare al ragazzino tutto quello che è, insomma, è il calcio, cioè la formazione sia tecnica, certo, che tattica individuale, che di comportamento, quindi educazione sportiva, tutto quello che concerne un vero atleta. Diciamo che è nata questa idea proprio per la mancanza di un lavoro tecnico negli ultimi 20 anni. Nato per caso, abbiamo visto che la richiesta aumentava di anno in anno, per cui ci siamo strutturati come un vero e proprio centro. Abbiamo diverse sedi in Italia, abbiamo circa una centinaia di istruttori in tutto il territorio, con 3 sedi all'estero. Quindi siete veramente molto strutturati. Sì, sono 13 anni, per quindi cui abbiamo avuto il tempo di un po' di esperienza. Assolutamente, sì. E questo è quanto, nel senso che noi cerchiamo di dare al ragazzino quello che la società, per diversi motivi, perché sono in troppi, perché un allenatore non può stare dietro a una compagine intera individualmente. Assolutamente. Noi riusciamo a dargli questo qui in più. Insomma. Questo qui in più. Enzo, cosa significa appunto seguire un ragazzo a livello individuale, formarlo, come diceva il presidente, non solo sotto il punto di vista tecnico, tattico, ma anche umano? Come diceva Giordano, è quel qualcosa che nelle società purtroppo gli istruttori non riescono ad offrire. Noi, quando lavoriamo individualmente con i nostri iscritti, sì, la parte tecnica è importante, la parte tattica individuale è importante, ma prima viene la parte emotiva, prima viene la parte del rapporto bambino-istruttore. La maggior parte dei nostri iscritti sono bambini. Certo. In età adolescenziale, in età molto giovane, abbiamo dei piccolissimi, quindi noi dei nostri istruttori pretendiamo prima di tutto empatia con,
con l'allievo che ci si trova davanti, quindi creare un rapporto di fiducia, creare un rapporto nel quale tu puoi chiedere qualcosa in più. Cioè, da quel momento in poi il bambino, acquistando fiducia e comunque stima nei confronti dell'istruttore, da lì noi siamo nelle condizioni di poter chiedere quasi tutto all'allievo, ed è lì che troviamo i maggiori riscontri in fase di miglioramento, in fase di crescita, e sono le nostre vittorie. Assolutamente. Mario, tu da giocatore, allenatore, adesso istruttore, come ti sei approcciato all'ISS? Come hai scoperto questo mondo? È stato un passaparola. Mm-hmm. Avevo degli amici che portavano dei bambini nella nostra scuola. Mm-hmm. E un giorno decise di fargli fare questo percorso anche a mio figlio. Mm-hmm. Mio figlio, quello grande, Mattia. Ho iniziato a portare Mattia da loro e vedevo cose che fino a 3 anni fa, da quando ho iniziato questo percorso con loro, nei campi raramente avevo visto. E mi permetto di dire, ne hai viste tante anche tu? Ne ho viste abbastanza, dai, non tantissime, ma ne ho viste abbastanza. Non tanto a livello di prima squadra, ma tanto quanto nel settore di attività di base, certo. Proprio di scuola calcio. E mi è subito rimasto impresso il loro metodo di lavorare, subito, come posso spiegarti, subito la cura del gesto in tutto quello che ai bambini veniva proposto. E quindi è una cosa che mi ha impressionato fin da subito, tant'è che ho iniziato a seguirli molto più spesso, portavo molto più spesso il bambino a fare queste lezioni da loro, fino a che come si dice sono entrato nella famiglia, quindi è una cosa che seguo con passione, con voglia di imparare. Poi ho il presidente, il vicepresidente, che ovviamente è un onore per me, certo. lavorare insieme a loro. È cresciuto anche lui nel tempo ed è diventato uno dei nostri istruttori più importanti. Beh, a livello di presenza, a livello di, certo, proposte. Beh, questo è importante, allargare la collaborazione e soprattutto allargare quello che dicevo prima, diventa la famiglia. Sì, poi da tenere conto che comunque tu hai fatto l'allenatore, certo, fare l'istruttore è un'altra cosa. Sì, sì, sì. Logicamente parti da una buona base, però. Che quello è importante, perché diciamo che se si capisce di quello che si sta parlando, è fondamentale. Però è vero, Presidente, che vi rivolgete, dicevate prima, ai giovani, ma non so, voi siete aperti a tutti. Sì, sì, sì. Tutti coloro che hanno bisogno o ne sentono il bisogno di migliorarsi. Questo, come in tutti i campi della vita, ma nel calcio soprattutto, c'è sempre qualcosa che puoi migliorare. Assolutamente. A qualsiasi livello, che sia il dilettantismo, che sia il professionismo, ai massimi vertici, insomma. Sì. Quindi noi per fortuna abbiamo dei ragazzini che crescendo sono arrivati a buoni livelli e tuttora, quando hanno il tempo, che altro, vengono per migliorarsi quello che loro ritengono non sia ancora ai livelli che quindi vengono richiesti. Diciamo che si crea quel rapporto che non ok, perfetto, ho fatto il mio percorso, no, e finisce lì, ma c'è proprio questo collegamento costante con assolutamente lui. Questo è il discorso che facevamo prima, che si va oltre a quella che è la classica scuola dove si insegna. Sì, si fa qualcosa in più, si va un pelino oltre, insomma. Beh, questo è importante. Si crea un rapporto. Si crea un rapporto per cui si discute sulla partita, magari a fine partita, come l'abbiamo visto, come non l'abbiamo visto. Un do best importante. Sì, Enzo, mi permetto di chiederti, visto che appunto voi avete esperienza, avete un curriculum vitae calcisticamente parlando importante, quanto è importante oggi migliorare e lavorare molto sulla parte individuale, sulla tecnica, in un calcio che si è evoluto, è cambiato molto, dove c'è sicuramente ancora tanta fisicità, ma la parte di pura tecnica è fondamentale. Per noi è il nostro dogma. Noi nasciamo con il dominio della palla, ovvero il saper
dominare il pallone a proprio piacimento, quindi indipendentemente da tutto quello che succede durante una gara. Se io sono in grado di gestire un pallone, sono già avanti rispetto a chi non è in grado. Perché la reputiamo in questo momento storico importante? Perché i ritmi delle partite sono esasperati, perché sono diventati altissimi, perché le pressioni sono quasi... sono troppo addirittura, sono veramente in zone del campo. Vedere 30 anni fa non esiste su centimetri, quindi se io sono in grado di gestire la palla o di scegliere più velocemente, di fare una scelta, di fare una giocata più velocemente con una tecnica elevata, mi dà sicuramente dei risultati, mi dà sicuramente delle possibilità in più di fare una giocata decisiva, magari. Certo. Ecco. Quindi noi, io voglio soltanto dire una cosa, c'è qualcuno che reputa l'allenamento individuale fine a se stesso. Sì, fine a se stesso, quasi inutile, ovvero sì, lavori individualmente, poi però in campo siete in 11, in campo è un gioco il calcio è un gioco di squadra, certo. E tutte queste cose che noi nel corso degli anni abbiamo sentito. Noi lavoriamo in funzione di qualcosa che succede durante la gara. Noi mettiamo in condizione il nostro allievo, certo, di dare tutte o quasi le variabili che sono innumerevoli nel calcio, che permettono di adeguarsi a quello che succede durante una partita, di livello basso, di livello medio o di livello altissimo. Anche se mi permette, effettivamente oggi, come dicevate, i tempi anche di reazione e di pensare al giocatore rispetto a quello che era 30 anni fa il gioco del calcio, dove avevi anche un pochettino più la possibilità, meno pressione e quindi la possibilità di ragionare un attimino a chi e come dare la palla. Oggi effettivamente i tempi sono talmente ristretti, devi pensare, mentre pensi stai già facendo azione. Proprio quello il problema, nel senso che se io so gestire la palla a mio piacimento, non mi devo preoccupare del pallone, certo, mi devo preoccupare del resto, sarò più veloce nel pensare, avrò più scelta da fare, e per cui proprio questo è il discorso: più bravo sono col pallone, certo, più bravo posso diventare nel resto. E quindi essere utile, sì, a quello che è il discorso del gioco di squadra. E naturalmente della velocità, di esecuzione, assolutamente. Mario, torno a te perché volevo chiederti, appunto, tu che hai vissuto questo approccio alla ISS prima da genitore e adesso da istruttore, che cosa hai visto, oltre già quello che dicevi prima, ma che ti rispetto anche a quelle che sono state le tue esperienze calcistiche, ti dicono ok, questo effettivamente è un modo giusto per far crescere il proprio figlio o comunque l'atleta in generale? Allora, ti dico, sono stato in tutte e tre le situazioni, da allenatore prima, da genitore che portava il figlio all'ISS e ora da istruttore. Sono tre modi di vedere le cose completamente diversi, ok? Anche quando allenavo ho cercato parecchie volte di portare anche solo come riscaldamento, niente di particolare, proprio quei gesti che possono sembrare banali ma che in una situazione di gara potevano essere utili ai singoli, al gioco di squadra, a tutto quello che poteva essere la partita. Da genitore vedevo invece l'applicazione con la quale alcuni istruttori lavoravano sul far crescere. Ieri era un figlio, potrebbe essere quello di un amico, certo, o altri allievi. E da istruttore invece è proprio il piacere di veder crescere, di veder migliorare in tutto il suo contesto l'allievo, il bambino, quello che è quando viene ad allenarsi da noi. È un piacere per gli occhi da parte mia vedere che magari il bambino all'inizio non è capace o anche solo un po' indietro nel gestire la palla in alcune situazioni, e lezione dopo lezione vedere questo miglioramento, una cosa molto appagante.
ci deve essere empatia, come diceva prima Enzo, ci deve essere un rapporto particolare tra allievo e istruttore, e questo fa sì che le cose vadano in automatico, di pari passo e migliorando sempre di più. È una cosa bella, bella da vivere, non solo da guardare. Certo. Da dentro è molto più appagante, devo essere sincero, anche perché, come ti dicevo prima, vedi proprio l'evoluzione dell'allievo. Quindi, bella cosa, che fa bene non solo agli allievi ma anche agli istruttori. E penso stessi. Che anche i genitori si accorgano, certo, di questa cosa, del miglioramento del proprio figlio. Torniamo al Presidente per dire che l'ISS, che appunto ha diverse sedi in Italia, è presente all'estero, la sua sede principale a Pianezza, ma adesso cerca di allargare i propri orizzonti anche sul territorio del canavese con una collaborazione. Sì, ci vuoi parlare? Una collaborazione con l'Ardor San Francesco. Ok, una delle società storiche del territorio che punta tantissimo al settore giovanile. Sì, e ha sposato appieno il nostro progetto, nel senso che vogliono dare qualcosa di diverso, nel senso lavorare per il singolo atleta, che poi diventa team, squadra. Certo. E quindi vogliono formare i loro ragazzini. Hanno cambiato totalmente rotta, ripartono non da zero, ma praticamente da zero, e il progetto mi è piaciuto molto, anche per vedere come evolve il nostro lavoro prendendo in mano un'intera società. Certo. Quindi ci sarà la formazione degli istruttori che collaboreranno con noi in tutto e per tutto. Okay. Faremo l'inaugurazione, la presentazione del progetto ai ragazzini e ai genitori del Ardor San Francesco il 16 marzo, okay, sabato pomeriggio. Penso che sia aperto anche ad altri che non conoscono l'Ardor, certo, San Francesco. C'è dell'Ardor e dell'ISS. Vi aspettiamo oltretutto. Certo, sarà l'occasione appunto per nella struttura dell'Ardor San Francesco, subito dopo prenderà via anche la nuova sede nel canavese dell'ISS. Quindi appunto questo allargamento di orizzonti, e mi rivolgo anche a Enzo, è proprio per il fatto che c'è sempre più voglia, necessità e anche richiesta da parte degli atleti e delle loro famiglie di fare questi step per migliorare. Sì. C'è tanta richiesta, probabilmente la bontà del lavoro, quello che noi abbiamo fatto in questo, siamo entrati nel 14° anno di attività, si dice che paga la bontà del lavoro, e noi ci siamo sempre dedicati alla crescita dell'allievo, forse è proprio quello che fa in modo di avere tanta richiesta, tanto interesse e tanta curiosità, e tante proposte di collaborazione, e non ultima questa con l'Ardor San Francesco. La settimana successiva, giusto per ampliare il discorso, come dicevi tu, a tutto ciò che concerne l'Italia, certo, e non solo, io e il Presidente partiremo per Bucarest, okay, dove faremo 3 giorni, dove andremo a formare un team di istruttori per aprire la nostra sede anche in Romania. E un progetto in evoluzione costante. Sì, un progetto in evoluzione costante. Abbiamo bisogno, affinché questo progetto continui a crescere, anche se lentamente, perché comunque i percorsi sono sempre in continua ascesa, ma la strada è sempre impervia. Abbiamo bisogno di istruttori e persone come Mario, che danno disponibilità, che dimostrano attenzione, che dimostrano passione, impegno, professionalità. E questa è una, e sono due, ecco, delle ultime aperture che abbiamo ultimato negli ultimi mesi. Ecco. Beh, perché proprio c'è questa volontà di maturare, anche non solo far maturare, ma maturare anche voi stessi in questo progetto che appunto ormai da più di 13 anni. Sì, siamo cresciuti anche noi nel tempo. Certo.
Certo. Siamo invecchiati anche noi. Maturati. Adesso si dice maturati. Siamo maturati anche noi. Maturati attraverso gli errori, attraverso certo. Comunque incontri, attraverso aggiornamenti. Mi permettete, voi lavorate con i giovani che naturalmente sbagliano, nel senso buono e termine, e andate a correggere gli errori loro, naturalmente come in tutte le vite. Ognuno di noi può commettere qualche sbaglio, basta comprenderlo e andare a migliorarsi. Sì, ancora una cosa piccola ma importante, il nostro centro ha fatto la differenza e fa ancora la differenza dal punto di vista calcistico per la correzione del gesto. Ok. Noi siamo paranoici, siamo quasi noiosi, siamo quasi antipatici perché il gesto, quello che noi richiediamo all'allievo di turno, deve essere perfetto, deve essere senza sbavature, deve essere fatto in modo che la domenica, il sabato, durante le gare, gli serva a pieno. Certo. Beh, giustamente voi concentrate su quello, è quello il lavoro che dovete portare avanti ed è giusto che siate anche umanitari in quello che dovete. Siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata, di questo piccolo viaggio nel mondo dell'ISS e di quello che è il vostro bellissimo progetto. Naturalmente, prima di chiudere, però, vi chiedo, dite e soprattutto spiegate come poter fare in modo di contattarvi, di venire a trovarvi, di scoprire il mondo dell'ISS, perché appunto siete a Pianezza, a breve sarete anche sul territorio canagiano, ma visto che siamo seguiti anche al di fuori del nostro territorio, chiunque abbia voglia di portare proprio figlio o che da atleta voglia provare a migliorare, come può fare per venirvi a trovare? Abbiamo un sito che è www.individualsoccerschool.it dove ci sono tutti i numeri di telefono, i contatti sia per questa zona che per il resto d'Italia. Certo. E poi sui social ci trovate sia su Facebook che su Instagram. Ormai imprescindibile. Bene, siamo arrivati appunto al momento dei saluti, grazie di esserci venuti a trovare, grazie di averci raccontato quello che è il vostro progetto, questa scuola che non è una semplice scuola individuale come abbiamo detto, ma un centro di formazione per i calciatori che hanno voglia di crescere, di migliorare e anche un giorno di arrivare. Presidente, vicepresidente Mario, io vi ringrazio ancora e naturalmente l'appuntamento è nel prossimo futuro. Grazie e naturalmente un grande in bocca al lupo, sono sicuro che alla fine dei conti il vostro progetto ci darà e regalerà sia a voi ma anche al territorio delle grandi soddisfazioni. Buon lavoro, ancora grazie. Grazie, arrivederci.